rompetemi i coglioni. Perfetto, allora, un attimo. Questo è l'altro telefono. Sistemiamo qua la posizione. Instagram. Ok, sono in diretta anche su Instagram. Perfetto. Allora, aspettiamo un attimo che la gente arrivi. Questa è inaugurazione libreria, vista libreria. Stasera discorsivo senza slide, un po' sciallo, sì, perché non vorrei troppo appesantire modello professore. Quindi fate una cosa tranquilla e riflessiva, e anche perché giustamente da fare tra primo e secondo atto c'è sempre una pausa, che prima ho fatto un po' di teoria, adesso partire e fare la fase 2. Prima di iniziare però tendo ancora un minutino, vediamo, nel caso dovesse arrivare qualcuno, altrimenti comunque io parto, tanto comunque sarà sempre visibile su IGTV, su Facebook e anche su YouTube. Vedete, settimana è iniziata bene, sì, tutto tranquillo, così. Ok, io direi inizio, chi c'è, chi non c'è, vedrà poi. Buonasera a tutti, su Facebook e su Instagram. Ecco, vedete un po', guardare un po' di qua, un po' di là, con gli occhi, che ho due telefonini. E come ho detto prima, stasera, tranquilla, vecchio stile, senza slide, un po' più rilassante, vabbè, sono un po' vestito di casa con la tuta. E allora, dicevo, dunque, nelle puntate precedenti del lunedì ho introdotto un po' il discorso della comunicazione, facendo prima una breve introduzione per far capire un po' la comunicazione e l'importanza. Poi ho parlato scusate un attimo, mi sfugge un attimo il come la comunicazione avviene, ecco, come avviene la comunicazione, cioè verbale, non verbale, paraverbale, e poi ho parlato dei tipi di comunicazione, un po' facendo una piccola introduzione, piccola spiegazione, perché in realtà su ogni parte ci sarebbero tantissime cose da dire, e siccome nel mio live voglio impegnare comunque circa massimo 20 minuti, ma proprio quando è massimo, parte, vabbè, quando magari parlo a ruota libera, comunque ho sempre sott'occhio l'orario, così da non andare troppo oltre le tempistiche, e anche perché non avendo delle slide, per cui è più facile che la gente si perda. Comunque oggi niente teoria, è solo una piccola fase riflessiva. Fase 2, e non è la fase 1, fase 2 del coronavirus, no, perché l'ho chiamata fase 2 perché la prima è una fase, cioè teorica, proprio pura teoria, cioè da di nuovo università, no? Ma diciamo un'università magari, e dicono molte più cose per ogni piccola sezione, comunque diciamo didattica, ecco, una cosa puramente didattica, stile professor, e pure teoria, e quindi è così, punto, da prendere le cose così, così come sono, è una cosa oggettiva. E nella fase 2 invece è una cosa un po' più pratica, diciamo, data anche la mia esperienza, da ciò che ho visto, ma anche magari con qualche piccolo suggerimento, con delle chicche o delle cose che comunque magari si può
aver sentito oppure no, e comunque la teoria uno può andare a spulciarla dovunque su internet, sulla comunicazione, ci sono tante cose, tanti siti, tanti libri, PDF, eccetera, eccetera, che dicono più o meno le stesse cose, magari qualcuno aggiunge qualcosina in più su un punto, qualcuno su un altro, eccetera, però certe cose non te le insegna nessuno, non sono scritte da nessuna parte e sono delle cose che comunque servono sempre a chiunque, no? Perché debba fare un certo tipo di lavoro o business o vedete qualsiasi cosa, ma nella vita la comunicazione è sempre importante a qualsiasi livello, per qualsiasi persona e in qualsiasi occasione uno abbia, qualsiasi posto. E per quanto riguarda poi ho detto la fase 2, vi darò delle informazioni particolari che aiuteranno anche a districarvi meglio, a capire un po' meglio come può essere utilizzata, diciamo, sempre a livello generale, cioè, ecco, esatto. Però in delle situazioni un po' più specifiche, soprattutto quello della prossima puntata, quello un po' più specifico, inquadrato diciamo più sugli incontri, ecco, proprio sugli incontri, perché parlerò dell'impressione che una persona può dare ad altra gente che c'è in giro, ecco. Di fuori dentro comunque non, stasera non vi sto ad anticipare nulla perché comunque spiegherò abbastanza dettagliatamente, molto chiaramente, ho preparato un po' di slide, poche punti extra, giusto per dare qualche piccolo dettaglio. E poi, come ultima sessione, una cosa un po' più particolare, dal punto di vista della contrattazione della vendita. Ma non proprio nel senso io prendo una cosa che te la vendo a te, ma proprio il concetto di rapporto tra le persone. Perché come avevo introdotto la prima puntata, ok, che magari un momento non considera queste cose qua, però se ci ragioniamo un attimo, comunque, in qualsiasi occasione c'è sempre un vendersi, cercare di vendersi nel miglior modo possibile, e fare una contrattazione, non a livello economico, ma per qualsiasi cosa. Comunque, poi vi spiego un attimino la cosa. E niente, insomma, direi che stasera andiamo un po' tranquilli, soft così, giusto per prepararvi un attimino alla fase successiva, che comunque alla fine è stato tutto un po' un crescendo, teoria, ok, base, comunque, vabbè, comunicazione verbale, paraverbale, e non verbale più o meno, vabbè, qualcuno può anche aver sentito. Tipi di comunicazione, ok, si sa, però magari uno non si rende conto, e cominciamo a salire su qualcosa di un po' più tecnico, pratico, e fino ad arrivare a qualcosa proprio a livello più alto, che va al di fuori magari di quello che è una la concezione stessa del pensiero, no? Della vendita, insomma. E così, anche perché avendo fatto qualcosina nell'ambito,
vendita, contrattazione, eccetera, eccetera. E io comunque tutto ciò che con cui ho avuto a che fare come persone, corsi, eccetera, lo vado un po' ad utilizzare in altri ambiti, vado a incastrare un po', un po' come filosofi, no? Adesso veniamo un attimino fuori, che vanno ad analizzare ogni cosa dal punto di vista di altri concetti già esistenti, perché la filosofia è un po' così, ci sono dei concetti, dei modi di pensare riferiti ai concetti, un po' complicata, sì, complessa, ecco, rispetto alla psicologia che è un po' più discorsiva, ok, e dice, vabbè, è come dice, un certo tipo di problematica, lì non ci scappi, la psicologia è così, cioè non è che ci scappi, dice, vabbè, ti comporta così, cos'ha, ok. Certo, magari cercare di analizzare tramite la comunicazione, magari certe cose, soprattutto nel non verbale, magari può essere ingannati. Ecco, magari diciamo siamo a un livello non troppo profondo, però quando si vuole andare a scavare per capire certe cose, comunque quali esperti comunque hanno sempre un margine d'errore, ovviamente, però ci scappa poco. Invece la filosofia è a volte un po' il concetto tutto il contrario di tutto, no? Dipende da come lo vedi, eccetera, eccetera. Uno la pensa così, l'altro ha un altro pensiero, eccetera, eccetera. Devo dire che ho provato, ho scaricato il video, ma sinceramente io penso che non dormano di notte i filosofi, non lo so. Ecco, al di là che comunque uno lo studio lo fa, la filosofia lo fa magari per un interesse fine a se stesso, e io mi sono sempre domandato, sì, ma poi alla fine uno che studia filosofia, come monetizza, cioè, capito? O vai a finire in qualche trasmissione, se no sì, fai il professore, sì, mettiti in coda. E vabbè, comunque, questo qua è un piccolo dato di fatto. Come tante cose che si studiano, sono tutto bello, tutto interessante, però ok, fino che ti interessi proprio a livello informativo, ci sta, no? Tanto per sapere, però hai una tua base di studi che ti dà un certo tipo di probabilità di lavoro e un resto di più, no? Tipo io avevo un ex collega di lavoro, adesso è andato in pensione, che lui ha 50 anni, ha deciso di andare a fare filosofia, vabbè, si è laureato in filosofia, carità, oh, ci sta un interesse, oh, vabbè, non so che fa, ha detto, ma sì, dai. E tra l'altro non era forse neanche sposato, non so, adesso mi sfugge. Comunque, ci sta, per carità, ci sta, Comunque, dopo, per quanto riguarda anche la psicologia, io ho questo concetto qua, che è una cosa molto bella e interessante, però quando ci entri troppo dentro, secondo me dopo rischi di poter vivere anche non benissimo, cioè se ti fai troppo prendere dalla deformazione professionale, dire tac, cioè, io lo vedo già da quel poco che ho imparato così, un po'. C'è un punto di domanda qua intanto. Rispondere alle domande, ah ok, rispondere alle domande, sì. Rispondere alle domande, aspetta. Io diciamo, allora Daniele Bortone, io sono il cosiddetto praticone, come si suol dire, tanta pratica, ovviamente, bisogna anche fare dello studio, non ho fatto studi approfonditi di laurea, però diciamo, ho letto qualche libro, sono andato un po' a spulciare su internet, dei corsi, ho fatto anche dei corsi. Ecco, tra l'altro, ultimamente andando a rimembrare tutti i vari corsi che ho fatto, comunque poi tornano.
vabbè, in uno degli eventi internazionali che ho partecipato, siamo a vari corsi e c'era anche un corso sulla comunicazione verbale, sono venuti in mente, tra l'altro, dopo forse anche un libro, linguaggio segreto del volto, sì, che anche in base al volto si può dare un'idea, diciamo, della persona, sì, prendere con le pinze. Lo prenderei con le pizze e ok, vabbè, ok, sinceramente, cioè io sì, non l'ho letto approfonditamente, un po' sfogliato, perché certe cose, boh, dico ni. Allora, ok, sta di fatto che uno matto lo ce la vedi in faccia, la faccia da matto, gli occhi e tutto quello che lo vedi in faccia, uno che è matto, come i delinquenti, sì, anche lì, attenzione, delinquenti. Cioè, delinquenti proprio di. Sì, dai, tipo li vedi, ecco, insomma, non delinquenti. Dopo ci sono delinquenti, quelli assassini, quelli che hanno comunque qualcosa che dici, questo, meno quanto mi riguarda, eh. Dopo c'è chi magari riesce a leggere o no. Dopo, in realtà, quelli, i più grandi delinquenti sono in giacca e cravatta. Che hanno fatto tanti danni, cioè no, 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 non loro, e loro non è che hanno ammazzato nessuno, però, cioè non con le mani, però hanno creato una serie di cose che alla fine è peggio, ecco. Poi così, come, ah sì, non so se avete giocato a Hitman l'assassino, è un gioco, vabbè, quello lì, vabbè, è un gioco, però il personaggio, vabbè, a parte pelato, uno dietro qua tit. Tipo i codici a barre, però con la cravatta, ta, dopo, vabbè, dopo si camuffava, eccetera, eccetera, vabbè, quello è un altro. Però un gioco, però, si è capito, vedere certe agenzie governative, ta, per carità, intelligence, tutto quello che vuoi, sicurezza nazionale, così, però, che poi combinano, lo sanno appena loro. E non sono delinquenti, però loro lo fanno per il bene comune, oh sì, ma vabbè. Ok, diciamo di sì, vabbè, comunque questi sono discorsi politici. Come fanno a comunicare? Se stai così non comunichi. Oddio, comunichi, cioè non dici niente agli altri, però. E dai un certo tipo di idea, cioè uno lo guarda, uno che ti guarda così, ti dà un'idea, dici ok, e mi comunica che o è in paranoia o ha fatto uso di qualcosa di strano, comunque, cioè, no, anche se non dice nulla, comunque la gente quando vede ha un'idea la persona, cioè. Diciamo, è quasi impossibile non comunicare niente, anche se non parli, comunque non ti fermi, stai immobile, così. Guardi negli occhi, vabbè. Adesso qua non vedo gli occhi di nessuno, questo è un caso particolare nel video, però quando sei con una persona, cioè tu, puoi stare zitto o guardi negli occhi. Se faccio finta di essere una persona e comunichi anche senza dire niente. Che dico, gli occhi parlano, gli occhi sono lo specchio dell'anima, come si suol dire, così si dice. Ho saluto a Tommy V, ma Tommy V, quello famoso, il grande fratello, che aveva fatto anche la canzone, che ce l'ho qui nella testa, famosa. Però quella canzone lì ce l'ho qui nella testa, ma adesso io non riesco a cantarla giusto, anche perché non sono un gran cantante. Eh sì, vabbè, cioè, me la ricordo io comunque 2000, tempi che furono. Eh sì, vabbè, io non sono, magari,
Forse qualcuno che la conosce, magari forse qualche nota può averla. Eh? Oddio, adesso magari potrei mettere con la tastiera, però vabbè, magari metto lì un attimo, magari perché ci vuole tempo per azzeccare le note giuste. Anche, tra l'altro anche, vabbè, adesso facciamo. Vabbè. Altro anche questo qua. Allora, le prime tre ci sono. Qualcuno forse l'ha azzeccata. Sì, vabbè. Devi mettermi un attimino, così magari riesco anche a stimpellare, però va bene, non è il caso. Più o meno qualche nota l'ho azzeccata. Ah, ecco perché. Ah, certo, questa mia capacità, diciamo, di mettere. Cioè, con uno strumento per poi suonare, diciamo, beh, certo, non semplici perché dopo con gli accordi diventa un po' complicata. Perché con una mano, ok, ce la posso fare, ma con due faccio un po' più fatica, mi viene un po' complicato. E qua stiamo divagando qua. Ci sta, dai, una cosa discorsiva così. Comunque, niente, volevo dirvi, mercoledì. Sempre una live simile però più culturale e parlerò delle tre corone, non delle tre corone da bere. Esattamente le corone d'alloro e tra l'altro a volte mi meraviglio di me stesso. Perché mi è venuta questa idea qua, vabbè, Dante, Petrarca e Boccaccio. Vabbè, adesso voglio che tra l'altro al 13 settembre, adesso sì, 12-13 settembre, se non ricordo male, comunque la data è della morte più o meno quella lì di Dante, comunque di 700 anni fa. Sì, vabbè, 700esimo, ok, e di solito festeggia centenario, il dopo 1000 anni, 700, vabbè, 700 anni che non ce l'avevo. Come le varie note, ci sono note specifiche, l'oro, l'argento, eccetera, il 5, cinquantesimo, eccetera, eccetera, però 700 è un numero strano, è così la matematica, 700 anni, e ci sta così. E buonanotte. E niente, stavo un po' ripassando, così un attimino farò, diciamo così, parole, una cosa. Diciamo così, un confronto tra di loro, ecco, anche perché anche lì, insomma, sono tante cose da dire e della vita, i loro intrecci, insomma, vari tra di loro, le varie problematiche, ok, però diciamo una piccola riflessione tra i tre e più avanti comunque parlerò di altri autori. Che tra l'altro, cioè, anche se, cioè, senza volerlo così, cioè, io vabbè, ho studiato però, magari tante cose, ma non ricordavo, però non è che ho fatto il liceo così, magari parlo un po' più approfonditamente magari la letteratura, cioè così per caso, così comunque sono comunque correlate tra di loro, pensate che bella roba, e come tante altre robe che si scoprono. Allora, vediamo. Adesso questi qua parlano robe loro e vabbè niente dai, io direi che su Facebook interrompiamo, adesso c'è ancora qualcuno su Instagram, c'è, vi saluto da Facebook, ci vediamo mercoledì.